noi siamo qui con grande convinzione, con grande passione e con la voglia di riprenderci qualcosa che ci è stato sottratto in questi anni, il mare e le spiagge, perché come sapete meglio di me, meglio di noi, questi potentati, questi imprenditori balneari hanno trasformato il mare e le spiagge in proprietà privata, impunemente, in maniera prepotente, in maniera arrogante, in maniera infiltrata, infiltrante. E questo ha determinato una situazione inaccettabile. Io potrei raccontarvi alcuni piccoli e grandi esempi di quello che succede sul mare di Roma, su quello che succede sotto gli occhi di chi dovrebbe governare, chi dovrebbe attenzionare certi comportamenti e non lo fa. E noi siamo costretti ogni settimana a organizzare dei sit-in, delle proteste per evidenziare ciò che in qualche modo sta sotto gli occhi di tutti, ma nessuno interviene, perché nella migliore delle ipotesi si ha paura, si ha paura. Perché questa lobby è una lobby, come vi ho detto, arrogante, prepotente, che ciò che non riesce a comprare minaccia. Noi abbiamo avuto tentativi di intimidazione, sono venuti a dirci smettetela, ci state facendo un danno, sono venuti a dirci che è meglio lasciar perdere perché il mare di Roma in qualche modo è cosa loro. Ecco, noi non ci siamo arresi. Noi siamo qui per dire a tutti quanti voi, per dirci tutti quanti insieme, non ci dobbiamo arrendere. Oggi più che mai è il momento di decidere da che parte stare. Non si può più essere neutrali davanti a quello che succede e davanti a quello che impunemente succede a giugno. La proroga di 15 anni delle concessioni balneari. Altro non è che metterci una pietra tombale sopra, perché significa automaticamente sancire il fatto che il mare e le spiagge sono proprietà private. E quindi far passare un principio di quel tipo, non ostacolarlo al punto di in qualche modo impedirlo, significa accettare la disfatta. Ecco, noi oggi siamo qui e questa particolarmente affollata assemblea ci lascia ben sperare per dire con grande forza che deve partire a livello nazionale una spinta importante di cittadini, aggiungo per bene, perché oggi mettersi dalla parte del mare e delle spiagge pubbliche significa essere persone per bene. Chi non lo fa, secondo me, non è tanto per bene, e questo lo dico proprio dal più profondo dell'anima. Oggi più che mai bisogna fare questa battaglia, perché vedete, io immagino che tutti quanti noi abbiamo storie diverse, estrazioni differenti, ma oggi più che mai vale quello che ci ha detto Oscar Wilde tanto tempo fa: il mare unisce ciò che divide, il mare unisce ciò che divide, e oggi più che mai dobbiamo essere uniti in questa battaglia per liberare il mare e le spiagge da queste autentiche metastasi, perché ce lo stanno portando via e se non li fermiamo adesso non li fermeremo mai più. Quindi io auguro a tutti buon lavoro, noi ci siamo pronti a lottare insieme a voi, coordiniamoci, cerchiamo di contaminare dove è possibile, il più possibile, nella maniera più capillare possibile, perché questo è il momento per poter vincere una battaglia, a mio giudizio, epocale, storica. Dobbiamo farlo e farlo tutti quanti insieme. Buon lavoro a tutti quanti noi e grazie ancora per l'invito.